Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, puntata numero 237. Insomma, grazie per l'attenzione, grazie per supportarci. Noi tentiamo, dalla redazione di Blog Sicilia, con la collaborazione di Video Regione, di raccontarvi quello che succede nella nostra isola. Oggi parliamo di zone franche montane e per raccontare quello che sta succedendo nella periferia, più periferia della Sicilia, abbiamo con noi Vincenzo Lapunzina, che oltre a essere uno stimato giornalista, si è sobbarcato sulle spalle anche la responsabilità, l'onere e l'incoscienza probabilmente di fare il presidente di questa associazione che ancora oggi è un oggetto misterioso perché le zone franche montane, dovete sapere, non ne vogliono fare. Benvenuto Vincenzo, o devo Grazie. dire benvenuto presidente. Benvenuto Vincenzo, benvenuto Presidente. Ah, prima di entrare nel dettaglio, cioè, non ti do la possibilità di fare apologie, ma spiega a chi ci ascolta cosa potrebbero essere le zone franche montane. Intanto le zone franche montane sono rappresentano una norma di politica economica. È finalizzata alla fiscalità di sviluppo e per frenare il processo di desertificazione umana e imprenditoriale che si sta verificando nelle terre alte di Sicilia. Hai detto bene, nelle aree sconosciute, ignote alla politica della Sicilia. È una sorta di decontribuzione fiscale e previdenziale e che ha anche lo scopo Quindi principale. praticamente, perdonami se ti interrompo, si tratta di creare dei meccanismi fiscali che consentano di rendere attrattive le zone montane. Soprattutto di rendere attrattive. Perché? Perché i giovani per fare un progetto di vita nelle terre alte della Sicilia e quindi per rimanere hanno bisogno di lavoro. Così pure gli imprenditori, così pure chi non vuole svolgere attività di impresa in prima persona. Per rimanere in montagna, in queste aree ignote, ribadisco, alla politica, c'è bisogno di lavoro. Per portare il lavoro bisogna essere attrattivi Quindi come bisogna rendere investimento. competitive quelle zone e Certo. sostanzialmente voi chiedete semplicemente che venga risarcito quel gap infrastrutturale e anche geografico che rende più complicato fare impresa nelle zone di Sì, montagna. noi in primis chiediamo il diritto di risiedere nelle terre alte della Sicilia, perché lo ribadisco, l'ho ribadito anche in diverse sedi istituzionali. Noi non siamo nati per errore in montagna, quindi noi viviamo il dramma della doppia insularità, l'isola dentro l'isola. Già la Sicilia, che è una terra bagnata dal mare che sfugge ai tanti, e vive la propria condizione di insularità. Non era necessario averla riconosciuta Quindi questa condizione. sostanzialmente volete un risarcimento per la doppia sfiga che vi è capitato, non solo siciliani, ma pure siciliani di montagna, che Ma sembra un paradosso, no? sì, ma non è tanto un risarcimento. Noi vogliamo essere trattati come il resto dell'Italia. Equilibrare i fatti. Equilibrare, cioè non è possibile che l'energia elettrica per produrre il pane a Limina costi allo stesso modo di chi la produce il pane in un quartiere popoloso di Milano piuttosto che di Verona o di Torino. Perché? Non deve Perché? costare lo stesso? No, non è che non debba costare lo stesso. Noi vogliamo, è giusto che costi uguale. Però noi viviamo una condizione diversa dove c'è più ricchezza. E le nostre terre sono state abbandonate. La politica non si è voluta più interessare di sanità, di viabilità e di istruzione. E ci lamentiamo che le classi non si riescono a formare. Non si possono formare le classi in delle aree dove non c'è lavoro. Vincenzo, Perché? facciamo un piccolo passo indietro, perdonami se ti interrompo. La fotografia del territorio ci racconta di territori che vengono abbandonati, i ragazzi, quei pochi che nascono, crescono e se ne vanno. Perché si dovrebbe investire su un territorio che è spoliato, come dire, dal punto di vista sociale prima di tutto? Cioè la gente se ne deve andare, è costretta ad andarsene. Io lo capisco che è un dramma, ma
Secondo te è possibile invertire questa rotta? Ricordiamoci che la Sicilia sta vivendo il secondo dramma dell'immigrazione e non vale soltanto per le zone franche montane, vale un po' per tutti i luoghi della nostra la terra. La Sicilia vive il dramma della emigrazione perché la Sicilia non ha saputo sfruttare le grossissime, immense risorse umane, principalmente, ambientale, naturale, che ha da sempre. Purtroppo la cattiva politica non ha permesso, lo dobbiamo dire, bisogna mettere da parte l'ipocrisia delle parole. La politica non ha saputo utilizzare ciò che doveva utilizzare per creare ricchezza reale in tutta la però Sicilia. Però questo non vale solo per le zone franche montane, vale mi sembra di capire. Vale per tutta la Sicilia. Diciamo, è chiaro, vale per tutta la Sicilia, si amplifica nelle zone che sono già depresse. Ma se, per noi, facciamo, se noi facciamo le zone franche montane, se la regione siciliana si decide a disporre con propri mezzi, con propri strumenti, perché lo deve fare la regione siciliana, disporre le zone franche montane. Esistono altre esperienze di zone franche montane in Italia e in Europa? No. Sarebbe la prima esperienza. Esistono delle zone franche urbane e credo che nel mondo ce ne siano circa 3.400 come zone franche in generale. L'esperienza della zona franca montana si può fare, in Italia, si può fare solo in Sicilia. Perché? Esiste un principio legislativo che lo consente? Esiste un principio giuridico che è la cosiddetta sentenza delle Azzorre, che permette una misura selettiva purché si verificano delle condizioni. Ce lo spieghi meglio questa sentenza delle Azzorre? Sì, perché vedo che è venuto armato il presidente della Punzi, ora inizia a dargli delle lei perché sta iniziando a tirare fuori i fascicoli. No, diciamo di diritto. Per... In punta sì, di perché, diritto. Perché dobbiamo parlare in punta, in di, punta diritto. Di diritto. Cioè la regione siciliana può legiferare in autonomia sulla fiscalità di sviluppo. E allora io desidero che qualcuno su questo mi smentisca e dica il presidente dell'associazione Zone Franche Montane sta dicendo delle corbellerie. La regione siciliana non può fare le zone franche perché altrimenti si profila un aiuto di Stato, altrimenti violiamo le condizioni e i patti che abbiamo fatto con l'Europa. La Corte di Giustizia Europea è stata chiara, noi abbiamo un'autonomia costituzionalmente garantita, quindi non abbiamo il problema, abbiamo un'autorità regionale e territoriale dotata sul piano costituzionale di uno statuto politico e amministrativo distinto dal governo centrale. Non lo dice la Punzi, non lo dice la Corte di Giustizia Europea. Abbiamo un'autonomia decisionale, ovvero la determinazione dell'autorità territoriale deve essere assunta senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. Però poi stiamo girando attorno a termini di diritto giuridico, già la gente cambia canale, si inizia a sentirci parlare così. Ma il problema possiamo cercare di spiegare questi concetti in maniera più semplice. Il concetto semplice è la Corte di Giustizia Europea ha detto dice, che la regione siciliana può emanare una legge per definire una fiscalità di sviluppo per che differenza c'è fra fiscalità di sviluppo e fiscalità di vantaggio? Ma noi non cerchiamo vantaggio, la fiscalità di vantaggio è per territori che vogliono vantaggio, noi non vogliamo vantaggio, noi vogliamo equità. Però la fiscalità di vantaggio pure esiste una fiscalità impropriamente detta fiscalità di vantaggio, esiste una fiscalità di sviluppo, noi non cerchiamo fiscalità di vantaggio, noi non cerchiamo nessun vantaggio rispetto ad altre aree dell'Italia o rispetto ad altri semplicemente territori. Volete essere messi nelle condizioni di poter continuare a vivere dove siete nati. Dove siamo nati perché non siamo nati per errore sulle montagne. Ma perché ribatti sempre su questo punto? Perché non siamo nati per errore? Perché ho l'impressione che in maniera codarda le istituzioni vogliono desertificare in maniera scientifica le aree di montagna e per farci della che cosa? Sicilia. Per non spendere soldi, per non investire. Perché facciamo un'ipotesi quasi da fantascienza, tipo Fahrenheit 451 ambientato sulle Madonie piuttosto che sui Nebridi. Allora, le zone franche montane non si fanno. A popolazione zero, lasciamo come dire
Non c'è bisogno di fare manutenzione stradale, non c'è bisogno sì, di mettere sì. ospedali, scuole, assolutamente, stazioni perché noi siamo dei carabinieri, diventati, sì, poste. Noi siamo diventati, noi beh, siamo però diventati un funziona, paese. Si risparmierebbero un sacco di soldi. Ma è possibile che ci sia un progetto, chissà da dove, da quale... Ma questo sembra un quale... po' la... no, no, è il la complottismo realtà. Di Davos, è, no? È la Agenda 2030. È la realtà. È la realtà. Tu credo sostieni che, hanno, che ci sia una volontà hanno politica? Hanno deciso di portare tutte le popolazioni nella cinta metropolitana, perché non si spiega il motivo per cui gli ospedali delle terre alte chiudono, non si fanno investimenti a livello strutturale, e si stanno inventando quella cosa che io chiamo oppio per i sindaci, l'oppio dei sindaci, che è la strategia nazionale aria quella interna. È la religione. Sì, è l'oppio dei sindaci. E qual è l'oppio la strategia dei sindaci? Nazionale aria interna, che mettono insieme delle aree e lo Stato destina 40, 35, 45 X. milioni di euro e vengono più o meno 600-700 euro al residente in queste aree, e con questi 600-700 euro devono pensare ad una buona sanità, devono pensare ad una buona istruzione e devono pensare ad una buona viabilità da mettere in sicurezza. Questa ma guarda cosa... che triste, messina denaro 600 euro se li spara in una cena a Mondello, eh. Vabbè, vedi com'è strano il mondo, perché poi diciamo a fare numerologia siamo tutti, come dire, vedi, a proposito di messina denaro, no mi no sembra... no, che è tema tabù, non lo tocchiamo, no, 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 noi parliamo tocchiamo, di politica no, non territoriale, non lo tocchiamo. Io invece dico, a proposito, e lo collego, e mi piace collegarlo ultimamente, l'ho detto da sempre, le zone franche montane sono diventate una materia sorvegliata. Da chi e soprattutto perché? Ecco la domanda che ho capito rispondere. Che sta scivolando sulla vicenda della mafia dei Pascoli dei Nebrodi. Eh? No, 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 quella è un'altra triste storia che ha vinto lo Stato. Grazie, ah, per fortuna ha vinto grazie, lo Stato. Grazie all'impegno di Giuseppe Antoci, il presidente del Parco dei Nebrodi. Ex presidente, ahimè. Ex presidente. Licenziato senza neanche Nebrodi, una telefonata. Ma nemmeno il Partito Democratico credo che l'abbia voluto. Nessun partito l'abbia cercato per candidarlo, ma non voglio entrare nel merito. Ritornando alla vicenda zone franche montane come materia sorvegliata, da chi e soprattutto perché? Oggi mi piace dire è come l'area di servizio che si dovrebbe realizzare tra Palermo e Trapani. Non l'ha potuto realizzare MMD e quindi non la deve realizzare nessuno. Qual è il motivo per cui non si debba disporre e finanziare con i soldi della regione siciliana? Perché guardate, non è un problema di carattere finanziario, i soldi ci ora sono ora ci arriviamo però al problema di carattere finanziario, perché non basta che ci siano i soldi, bisogna capire se un investimento è sostenibile ed è redditivo. Ma è sostenibile, guardate, l'investimento sulle zone franche montane. Facciamo un passo indietro. No, no, lo voglio no, prima no, no, che no, lo però prima che non ti faccio dimenticare nulla, poi ti stimolerò adeguatamente per ritornare sull'investimento. La parola cardine è investimento. Quanti abitanti risiedono nelle zone franche montane in Sicilia? Ma, all'incirca, insomma. All'incirca, considerando l'ultima... Non riesco a trovarlo in fallo, sa tutto. Ma certo, insomma, siamo intorno... E prima erano 132, ecco i 132, 133, perché poi i comuni sono 157, sono aumentati a 157, però sostanzialmente allora, sono 157 comuni. 157 comuni con la popolazione residente. Le aziende, no, parliamo di residenti, super sì, giù. Quanti siamo? Stavo dicendo, sono 157 comuni. Però le aziende si devono trovare, secondo le disposizioni che sono state approvate da una legge che al momento a livello tecnico è uno stallo, ecco, e si trova in fase di stallo, le aziende devono avere sede legale operativa superiore a 500 metri. Quindi dei 157 comuni abbiamo stimato che su 133 comuni ci sono queste realtà. Sì, ma io tu mi stai parlando di dove devono essere situate le imprese. Sì. Io ti ho fatto una domanda diversa. Sugli abitanti. Quanti abitanti ci sono in queste zone franche? Diciamo che i comuni... Per esempio, quanti ce n'erano 20 anni fa e quanti ci sono adesso? Per capire giù. I comuni direttamente interessati hanno una popolazione di circa
Mezzo milione, quindi stiamo parlando di una cosa pesante. Certo, ma è cresciuta o è diminuita in questi ultimi vent'anni? È crollata. La popolazione è crollata di almeno il 13%, dal 13 al 15% in questi comuni. Questo è il dato che secondo me deve fare riflettere la politica. Negli ultimi 10 anni. È come se fosse scomparsa una città come Mister Bianco, cancellata completamente negli ultimi 10 anni circa. Di spopolamento. Questi sono i dati che secondo me devono fare. Ecco, allora la politica deve decidere, le istituzioni devono decidere oggi, non domani. Posso interromperti un attimo? Praticamente Vincenzo Lapunzi, ma la presidente delle zone franche montane, sostiene che senza la costituzione di questa nuova realtà c'è a rischio il futuro di 500.000 persone. C'è il rischio il futuro. Il futuro inteso non come esistenza in vita, ma come qualità della vita, come possibilità di ottenere servizi, come possibilità di resistere sul territorio e di vivere. Lo Stato darà in delle aree dove c'è poca gente, lo Stato darà minor servizi. Certo. Darà minor servizi. E io vi dico, faccio un esempio. Blufe. 20 bambini, 12 insegnanti. Addirittura un insegnante parte da Castellana per andare a Blufe a fare la lezione di storia ad un bambino o una bambina. Siamo all'assurdo. Allora, proprio Blufe potrebbe essere uno di quei comuni destinatari di fiscalità di sviluppo a pochissimi minuti dall'autostrada che potrebbe avere un interessante insediamento strutturale e industriale o artigianale, trovandosi a pochi minuti, a 4-5 minuti dallo svincolo di Ross. E allora, manca la volontà politica, perché i soldi ci sono. Quanti soldi servono per istituire le zone franche montane e farle funzionare? Guardate, per essere attrattive... Inizia a darmi del voi, quindi vuol dire che già l'ho fatto un po' arrabbiare. Infervorare. Mi infervoro perché non c'è una motivazione logica. Se fossimo in un paese normale, in un paese dove la gente veramente si arrabbia, oggi dovremmo intraprendere delle azioni di responsabilità nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni che in maniera delinquenziale hanno bloccato, screditato. A margine questo... devo fare la classica nota: i nostri ospiti si assumono la responsabilità di quello che dicono. Assolutamente, perché non a scanso di equivoci e di querele. Ma me ne assumo la responsabilità. La responsabilità oggi delinquenziale bloccare, è abbastanza forte. Assolutamente, ci sono delle responsabilità. Oggi la gente che vive nelle montagne, gli imprenditori che vivono nelle montagne, che stanno chiudendo, che stanno fallendo, sono vittima della cattiva politica, sono vittima di chi in maniera delinquenziale ha bloccato questo percorso virtuoso. Ma scusami, bloccato percorso virtuoso, se ne devono assumere le... Cioè il percorso virtuoso è la costituzione delle zone franche. Delle disposizioni istitutive, e non possiamo aspettare... guardate, c'è un contatore, 2854 giorni, 12 ore, 33 minuti, da e quando? Mentre parliamo... 09, 10, 11, 12, sì, ma 2800, che è successo 2884 giorni fa? Il percorso, da quando è stato depositato... L'atto costitutivo... Da quando è stato depositato il disegno di legge, tutto questo percorso, ad oggi sono 2854 giorni. Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di tutto questo. Aspetta, ma questa è una notizia, poi noi dobbiamo parlare col direttore Mandivola, quindi tu mi dici che c'è un disegno di legge che galleggia nelle commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana da ben due legislature e mezzo. Un disegno di legge che è stato depositato, un percorso che è partito 2854 giorni, 12 ore, 33 minuti, 52 secondi, mentre parliamo... Ma proprio non lo vogliono approvare. Non lo vogliono, perché è una materia... Ma è passato in commissione, l'hanno valutato. È passata da tutte Tu recentemente sei stato audito, come si suol dire, in commissione, stessa commissione. In commissione Finanze e Tesoro. Al Senato e abbiamo appurato che c'è una sorta di stallo tecnico, cioè siamo passati da una legislatura ed un'altra, è come se il percorso non dovesse ricominciare. Però perdoni, il disegno di legge di cui parli è all'Assemblea regionale, non è alla Camera. È dell'Assemblea regionale. Ma che c'entra la commissione del Senato? Ma non doveva andare a Roma.
c'è stato qualcuno che ha deciso che questo disegno di legge dovesse andare a Roma. Hanno lanciato la palla in tribuna. Ed è stato un atto irresponsabile. Vabbè, ciao Giulio Franche Montane, ci vediamo. Le zone franche montane si devono fare. Ma si devono fare, ma non perché lo dice la Punzia, lo dice il comitato, lo dice l'associazione o lo stiamo dicendo qua. È un atto di responsabilità nei confronti di chi vive in quei territori, perché altrimenti quei territori da qui a 10-20 anni si spopoleranno e non ci saranno, cioè, e daranno servizi, sarà più comodo e più conveniente da parte dello Stato dire a chi esempio ancora concreto, risiede, una donna, cioè sì, capiterà una volta ogni 2 milioni di anni ormai, ma nelle Madonie, per esempio, hai parlato di Blufi, se una donna deve partorire, in che ospedale deve andare? Allora, se una donna deve partorire, va a Termini Imerese. Quanti chilometri sono? 70 chilometri. Se un uomo ha un infarto, lo trova un pronto soccorso? Lo trova, e ha gli strumenti salvavita. Sulle Madonie c'è, è chiaro, non si può pensare che in ogni area mettiamo un reparto di emodinamica per intervenire sul cuore. Però bisogna creare delle condizioni di... Ad esempio c'è a Blufi un'area di elisoccorso? Ma c'è l'area di elisoccorso, c'è intanto sulle Madonie ci sono 4 ambulanze, 3, una medicalizzata 4. Nello specifico e 3... E sono sufficienti? Sì, sono sufficienti, sono sufficienti, però poi c'è un problema, dopo che si arriva al soccorso, le strade non sono sicure, non sono sicuro. Dopo che si arriva al pronto soccorso c'è il problema del proseguo dell'assistenza. Poi se c'è un femore rotto la persona anziana viene trasferita trovando tra il Palermo posto, e Messina. Tra Palermo, in provincia di Palermo generalmente. Mm. Quando ti va male ti portano ad Enna o altrove. Quindi come si fa una persona anziana a 80 anni, a 90 anni, cade e si rompe il femore? Poi rimane sola, e poi rimane da sola, cioè, e ci sono anche complicatissimo. Diventa una cosa complicata quando c'è un ospedale, per esempio a Pedaria Sottana, di 25.000 metri quadri. E che fine che fa? Ha previsto? È aperto e chiuso? È aperto e soffre in sofferenza. In che senso? Prevista, soffre perché nella rete ospedaliera. Nel Qui, caso in realtà, il tempo a nostra disposizione sta finendo. Io capisco che tu vorresti continuare all'infinito. Ma poi ci sarebbe da scrivere un libro. Ma perché non lo scrivi? Scusa. Il tema delle zone franche montane lo scriverò, speriamo. Il tema delle zone franche montane è il fulcro del futuro delle terre alte. Fiscalità di sviluppo significa lavoro. Lavoro significa progetto di vita. Progetto di vita significa fare figli. Perché i figli non è che si possono fare in un posto dove si possono concepire o pensare in un posto dove non c'è lavoro. E poi tutto questo significa ricchezza del territorio. Certamente lo Stato sarà e la regione siciliana sarà più invogliata ad investire poi in quei territori. Così abbiamo la sensazione. Ultima battuta, hanno detto quanto costerebbe istituire le zone franche montane, se possibile, che cifra serve per allora, partire? Per farle concreto partire, perché sta chiudendo il tempo, ti per farle togliere partire, la linea. Per farle partire e far partire l'esperienza legislativa basta €1. €1, perfetto. Per fare partire le zone franche montane. Perfetto, allora con questo ti devo purtroppo interrompere perché il tempo a nostra disposizione è finito, ora c'è la sigla. Raccogliamo l'appello di Vincenzo Lapunzi, da presidente delle zone franche montane. €1 per far partire questa esperienza legislativa. Speriamo che la politica questa volta ci ascolti. Grazie a Vincenzo Lapunzi e grazie a chi ci ha ascoltato. Buona giornata a tutti.